Buongiorno da Porto Tolle, con Sandro Vidali, una delle più famose guide turistiche del nostro territorio, e siamo nella spiaggia di Scanoboa. Scanoboa si trova nel territorio di Porto Tolle e costituisce uno scano storico del Delta ed è nella propaggine più orientale del Grande Fiume, presso le bocche del Po di Pila. Si raggiunge solo via mare, però c'ha un fascino e il suo paesaggio incontaminato e selvaggio e unico. Qua ci sono gli ultimi casoni, tipiche costruzioni di canne utilizzate da pescatori e cacciatori. E in più nidificano uccelli di tutti i tipi, dalla beccaccia di mare, dei fraticelli e gabbiani corallini, fino alle bellissime anatre che sono solite frequentare questo lido. Fondali sabbiosi e lentamente degradati, queste sono le caratteristiche di questa spiaggia che, come ripeto, si raggiunge solamente via mare. Per dare un po' di dati di questo grande fiume, il Po si ramifica in 7 rami su una superficie di oltre 700 km quadrati, di cui 160 km quadrati di lagune di pesca, lagune naturali e banchi di sabbia. Il delta cresce di quasi 70 metri ogni anno a causa dell'attività di sedimentazione del fiume ed è per questo che possiamo definirla la terra più giovane d'Italia. Eccoci qua, Sandro, siamo qua in uno dei casoni qua di Scanoboa. Beh, senza ombra di dubbio l'isola dove c'è l'anima del nostro territorio. Il genius loci del Delta sta su Scanoboa e su questa isola che si può raggiungere solo in barca, si può raggiungere solo in questa maniera e soprattutto è completamente priva di qualsiasi insediamento umano, fatta eccezione di questo che abbiamo adesso alle spalle nostro, che è il casone dei Pumiti, è il casone storico, se vogliamo, di Scanoboa, l'unico che è rimasto intatto, integro, e un altro lo troveremo fra poco, sempre della stessa famiglia, che è stato però danneggiato dal tempo, e quello invece che è stato bruciato e che è stato ricostruito lo troveremo più tardi perché è il casone del consorzio di pescatori di Scardovari. Questi sono i tre edifici che danno il segnale della presenza dell'uomo su questa lingua di sabbia che la natura ha creato da sé. E qua ci hanno abitato più o meno fino agli anni 60? Sì, dopodiché hanno continuato a viverci dei pescatori che venivano da Porto Viro, da Taglio di Donada, insomma, venivano il lunedì e rimanevano qui fino al venerdì e dediti alla pesca portavano il pescato al mercato di Pila e il venerdì tornavano nella civiltà, se così possiamo dire. Quando erano qui non immaginiamo, insomma, forse il problema di immaginare che tipo di stress avessero, perché era un'isola completamente a loro disposizione, 6 km di lunghezza solo con i gabbiani che gli volavano attorno, insomma, quindi. E dipende dai punti di vista, o un luogo fantastico o un luogo da incubo. O dannato. Esattamente, è un po' come il Delta del Po, o fantastico o dannato.